Radio Basilica di Verola Nuova, la nostra passione, la tua radio. In blu, la radio con tante radio dentro. Radio Basilica di Verola Nuova, in blu. Questi sono i Muse che abbiamo ascoltato con Madness, infatti pop anemico graffiante, quello che ieri sera ha fatto divertire e emozionare oltre 12.000 persone provenienti da tutta Italia. E questo è il bilancio della prima tappa italiana del The Tuland Tour, il progetto di intrattenimento dei Muse svoltosi ieri sera a Bologna presso l'Unipol Arena. Il celebre trio britannico, esploso grazie a sound peculiare che combina tenere melodie vocali, chitarre al vetriolo e suggestive atmosfere elettroniche, ha entusiasmato per più di un'ora e mezza i molteplici fan arrivati per lo spettacolo. Ne parliamo oggi con una persona che ieri sera era presente al concerto dei Muse. Posso Gianluca. Fermarti? Sì? Non sto più nella pelle. Primo, posso correggerti? Sì. I Muse non sono un gruppo pop. Sono un gruppo rock alternativo. Allora, sul sito dei Muse c'è scritto pop anemico, biografia. No, sono un non gruppo sto scherzando. Rock alternativo. Ok, va bene. Poi l'album si chiama The Second Law, non The Two Law. Ok, vabbè. Allora, com'è andata la performance di ieri sera? Sono senza parole, anzi, domando scusa agli ascoltatori per la mia voce un po' bassa, cosa abbastanza strana. Comunque è stato uno spettacolo unico. Nella mia vita ho partecipato ormai a qualche concerto, per esempio Negrita, Vasco Rossi, ma non ho mai visto niente del genere. Combinazione incredibile di suoni, ma soprattutto luci e scenografie fuori di testa, letteralmente. Tanto di cappello, secondo me, all'ingegnere che ha pensato a tutto... Al regista, allo spettacolo d'insieme. Sì, a tutto l'insieme, a tutti i movimenti, esatto, e soprattutto alla scenografia che cambiava e si modificava in base al testo delle canzoni. Tecnicamente i Muse come sono stati ieri sera? Bravi, intonati, qualche variazione alle canzoni? Cosa sì? Molto strana rispetto appunto al loro solito, hanno fatto pochissime parti improvvisate, che è una cosa che di solito li contraddistingueva negli spettacoli live. Uno però delle particolarità delle canzoni dei Muse, soprattutto i live dei Muse, sono incredibile somiglianza tra il CD e il live, appunto sembra di quasi ascoltare il CD solitamente. Dal punto di vista tecnico, impeccabili. L'unica nota che ha un po' stonato era la velocità del frontman Matthew Bellamy, che è stato eletto qualche anno fa miglior chitarrista del decennio, che in una canzone in particolare è stato costretto a rallentare la velocità della chitarra perché non ci stava più dietro, era visibilmente stanco. Anzi, piccola chicca, quando doveva cantare questa canzone Newborn, che è uno dei primi successi loro che li hanno resi famosi nel mondo, solitamente è costretto a scegliere tra due canzoni, Newborn e Stockholm Syndrome. In questo momento praticamente il palco si è trasformato in una roulette rossa con la pallina che girava, e al posto dei classici numeri c'erano i titoli e le canzoni, e quando è uscito Newborn si è letteralmente, l'abbiamo visto, abbiamo anche i video che lo provano, si è messo le mani nei capelli. Sarà l'età, sarà che poverino è diventato papà, quindi ha anche altro per la testa, però niente da dire, eccezionale comunque. Quindi un concerto sicuramente eccezionale. Allora, visto gli ultimi concerti, per esempio io, Lady Gaga, Nicki Minaj, c'è questa moda negli ultimi spettacoli di mettere all'interno i ballerini. C'erano per no. I Muse? No, ok, giustamente. Tratti salienti del concerto, alcuni momenti particolari? Il momento che più mi rimarrà impresso è quando ha cantato una canzone all'ultimo album dal titolo Follow Me. La canzone anche ieri inizia, anche sul CD si può sentire, con il battito del cuore di suo figlio che è nato qualche mese fa. Questa canzone l'ha scritta appunto per suo figlio e l'ispirazione l'ha presa quando ha sentito l'ecografia. La cosa particolare è il testo della canzone che inizia, sembra una canzone non molto positiva, perché descrive appunto come si potrebbe sentire un bambino rinchiuso nell'utero della madre. A un certo punto però nell'oscurità più totale eravamo, compreso il palco, si è accesa una luce, un faro che
puntava dritto sulla mano di Matthew, il cantante, che aveva in mano un non uno specchio, mi sfugge il nome, domando scusa, ma è un apparecchio, una specie di specchio che si usa nei laboratori di scienza, che serve a separare i colori della luce. Mm-hmm. E ha illuminato con un prisma, esatto, ringraziamo il direttore, con quello è riuscito a illuminare tutto lo stadio. Mm-hmm. Ok, quindi questo è il reportage del concerto dei Muse di ieri sera. Allora, i Muse torneranno in Italia, torneranno con nuove date e sentiamo quando. News dal vivo in Italia. La grande rock band inglese torna per due straordinari concerti negli stadi olimpici di Torino e Roma. News in concerto. Venerdì 28 giugno 2013, Torino, Stadio Olimpico. Sabato 6 luglio 2013, Roma, Stadio Olimpico. Biglietti in vendita dal 23 novembre. Compra su vivoconcerti.com e ticketone.it. www.verolanuova.com/radiobasilica